Salve, in un precedente video ho mostrato come non possa essere costruito, secondo le leggi della fisica, un motore a calamite, ovvero magneti permanenti. Ovvero non è possibile che un motore possa girare all'infinito o quasi esclusivamente attraverso la carica magnetica di calamite. Mi è stato risposto diverse volte, per questo ho deciso di fare questo video, che c'è un certo Muammar Yildiz che ha costruito invece un motore che funziona solo a calamite e l'ha anche mostrato, non solo, l'ha anche parzialmente smontato. Questo motore non aveva nessun tipo di filo elettrico che si collegava alla rete, era una stazione fatta presso un istituto, quindi non poteva apparecchiarsi, diciamo, la scena. Quindi, diciamo, appariva molto credibile. Ma vediamo in effetti perché questo motore non può funzionare. Innanzitutto hanno controllato il suono, hanno cioè analizzato il suono che fa il motore. Ora noi sappiamo per esperienza, anche dalle nostre automobili, che se l'automobile rallenta, il suono scende di tono. Quando l'automobile accelera, sale di tono. Se il flusso di energia, cioè di benzina, è costante, ovvero l'acceleratore è in una posizione costante, il rumore del motore sarà sempre costante. Nell'analisi dello spettro audio si è scoperto che questo motore rallenta, cioè il tono si abbassa in modo lineare, come se c'è qualcosa che si sta scaricando. Now I can talk. There is no power. Now I can talk. There is no power. È assolutamente evidente, quindi in verità questo non è un motore a magneti permanenti, è un motore che sfrutta una forma di energia che si sta scaricando. Tutto qui. Si potrebbe dire, beh, ma loro hanno parzialmente smontato il motore, quindi è un segno di trasparenza. Cosa hanno da nascondere? Vediamo cosa hanno da nascondere. Scrive ad un membro del sito del forum di overunity.com il signor Jorge Duarte dell'Università di Eindhoven, che ha partecipato ad alcune dimostrazioni, e risponde dando due informazioni molto molto interessanti. Ci dice, a prescindere da tutto il resto, in questa lettera che il contenuto di qualcuno degli altri 5 segmenti, cioè dei settori che non sono stati smontati, non sono ancora protetti da brevetti. Che significa? Che c'è la parte interessante, quella non brevettata, quella nuova, quella inventata, quella che non si deve conoscere, che in verità non è stata fatta mostrare. Quindi in verità non è un motore fatto solo di calamite, c'è qualcos'altro. E cos'è? Ma non si sa. Dicono che è lì il cuore del motore. Un'altra informazione molto interessante è quest'altra. Ci dice, in questo momento l'inventore sta trattando con possibili investitori. E questa è una storia già sentita, anche per il motore ad acqua, per i primi motori cosiddetti Perendev che dovevano costruire, hanno preso gli anticipi, poi questo costruttore l'hanno trovato su un lago in Svizzera, in una villa, a godersi gli anticipi, milioni di euro, avendo truffato decine di persone. Quindi riassumendo, il motore di Muammar Yildiz, primo, rallenta, cosa significa? Che sta sfruttando una forma di energia che non è costante come un magnete, è una forma di energia in esaurimento, ad esempio una batteria oppure dei condensatori, non importa, fatto sta che non sono magneti. Secondo, ci sono dei settori di questa macchina che non sono stati smontati perché sono diversi dagli altri. Terzo, il costruttore, ideatore di questa macchina, sta cercando degli investitori. È una storia che abbiamo già sentito, ad esempio con i motori ad acqua, motori che dovevano funzionare mettendoci semplicemente l'acqua invece della benzina. Fanno vedere una macchina che gira e cercano investitori. E poi il tutto finisce nel nulla. Grazie.